Buon, no, al contrario. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho appena finito di fare la piega, adesso apriamo insieme questa piega. Quindi apriamo i boccoli, sto per uscire, sto per andare ad un evento. Si tratta dell'evento di Liu Zhou con Rougie, che hanno fatto una collaborazione, Liu Zhou brand abbigliamento, Rougie brand che si vende in farmacia di cosmetica, di skincare. E niente, vado a vedere un po' di cosa si tratta e poi devo andare a ritirare delle scarpe che ho comprato da Anna. Sapete che io compro da Anna, che fa i mercati, vende anche online. Io le ho viste online sul suo profilo Instagram, che nel caso vi lascio in info box, e gli ho detto: Anna, mettimele via. Noi ormai, lei insomma è una mia, cioè io sono una sua cliente da un sacco di tempo, lei è una mia conoscenza da tanto tempo, quindi ormai abbiamo un buon rapporto. Quando vedo delle scarpe che mi piacciono me le mette via e poi passo a prenderle. Sigla, così apriamo i capelli, metto un pochino di olietto e andiamo. Vi porto con me perché ho qua la DJI pronta. Vedete, la custodia sta finendo di caricarsi, così la porto con me. Allora, eccomi qua con un pettine a denti larghi, aiuto. Pronta a fare questa operazione muy delicata, molto delicata, però che va fatta perché sono molto più belli poi aperti, formano queste onde stupende. E ci metto un pochino di Moroccan oil, voilà. Ok, e vado appunto così che li rende belli, morbidi e super profumati. Ragazze, se non conoscete il Moroccan Oil, no buono, perché è uno dei prodotti migliori per i capelli, secondo me più buoni. Ha un profumo pazzesco e li rende veramente super fighi. Io lo conosco da un sacco di anni perché lavoravo per loro in Rinascente e poi dopo. Niente, sono rimasta addicted del prodotto. Cioè, niente, mi piacciono tantissimo, tantissimo, tantissimo. Non è un prodotto economico, ma dura un sacco. Io questo l'ho comprato un bel po' di tempo fa, che avevo ricevuto prima dei prodotti, poi li ho finiti, ho smesso di lavorare per loro, me lo sono comprato. E sono a un tanto del genere, però ce l'ho veramente da qualche anno addirittura. Ora non so il pao, però non puzza, è buono. Lo uso. Bene, io vado ragazze, sapete cosa faccio? Vi lascio subito qua le clip del ordine di Happiness Boutique, perché mi è arrivato appunto l'ordine di Happiness Boutique, c'è una super promo per la festa della donna e così ve la metto a inizio video, insomma, che molte ragazze mi hanno scritto: Silvia, ma ce lo dici o no questo codice sconto? L'avevo pubblicato su Instagram appunto, però so che tante di voi lo aspettano perché hanno preso come me un sacco di gioiellini tipo questi che ho nelle orecchie, io non li levo mai ragazze, cioè ci faccio la doccia e lo faccio anche con quelli dorati. Nel periodo in cui avevo quelli dorati, mollavo anche quelli dorati, rimangono pazzeschi e non creano allergie, rimangono belli nel tempo, quindi è assolutamente uno dei miei, il mio brand di bigiotteria, che poi fa cose sia in argento bagnato oro, sia in argento appunto come questi, color argento, quindi non è bagnato in nulla, è argento, sia qualcosina in acciaio, ma rimane tutto perfetto. E soprattutto non vi crea nessun tipo di allergia, cosa che io invece non ho per quanto riguarda mani, così, bracciali, però orecchie, tantissimo. Quindi vi lascio in compagnia della Silvia che vi fa vedere tutti i gioiellini appunto di iHappiness. Io esco, vado a fare appunto queste commissioni. Volevo passare anche da Primark perché ho visto in un TikTok di una ragazza un giubbino bellissimo, voglio vedere se c'è, così. E noi ci vediamo dopo al mio rientro, quindi vi lascio con la Silvia, in pratica, vi lascio nelle buone mani. Allora, 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 eccomi qua a farvi vedere le cosine di Happiness, ragazze. Sono felice di farvele vedere perché onestamente stavo rimandando, ma devo farvele vedere perché c'è la promo della Festa della Donna. Allora, voi sapete che di solito io ho il 10%.
sulle cosine di Hey Happiness, cioè con il codice sconto l'angolo di Sredori, voi andate sul sito, per ordini dai 29 euro in su avete 10%. Questo sempre, ve lo lascio sempre in info box con tutti gli altri codici sconto, e è lui, insomma. Però per la festa della donna hanno rifatto la promo che aspettavate. Molte di voi avevano già preso cose nell'altra promo, forse era per Natale, non vorrei dire una stupidaggine, e adesso qualcuna ogni tanto appunto mi contatta e mi dice: Silvia, hai il codice per caso? Dico sì, ho il 10%, mentre e quindi di solito insomma è quello, a parte periodi di promo speciale, e quindi aspettavano, ecco, che venisse fuori una promo speciale. Festa della donna, viene fuori la promo speciale per la festa della donna fino al 1° aprile. C'è il 15% con sempre il codice l'angolo di Sredori per ordini superiori ai 39 euro, e in più avete, se spendete almeno 39, vi mandano un gioiello. Dai 39 in su, scusate, mi mandano un gioiello a sorpresa. Se spendete 59 vi aggiungono due gioielli al vostro ordine, se spendete più di 99 avete tre gioielli a sorpresa, quindi loro vi mettono nel pacco 1, 2 o 3 gioielli a seconda che spendiate 39, 59 e 99. Il link è in info box, e io adesso vi faccio invece vedere cosa ho preso, perché ho preso delle cosine nuove molto 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 carine. Le scatoline come al solito sono deliziose, ragazze, quindi anche se dovete fare dei regalini ci fate un'ottima figura. E non so se vi ricordate che io ho preso quelli dorati carinissimi fatti così, siccome mi erano piaciuti tanto, ma adesso sono in fissa con l'argento, ho deciso di prenderli appunto in argento, e ho preso gli stessi orecchini che avevo preso appunto dorati, okay, con inquadrati in primo piano. Ho preso questi cerchietti con il cuoricino, no, cosa sono, gli occhietti. Sì, vedete, così, che li avevo presi dorati. Quegli altri dorati li avevo presi anche col cuoricino. E poi ho preso questo che praticamente si mette in un, insomma, nel buco dell'orecchio, e la catenella poi si aggancia tipo finto, diciamo, o, diciamo qua, nella parte superiore, no, dell'orecchio, si aggancia così. Sono due cose diverse, io le ho messe così per farvele vedere, però sono degli orecchini diversi. Se non sbaglio, questi li potete prendere anche singoli. Io questo l'ho preso ovviamente singolo, ma anche questi mi sembra che siano acquistabili sia come paio che come singolo. Poi ho preso anche questi altri, che adesso vi faccio vedere. Li vedete? Si vedono bene, mi piace la risoluzione della mia macchina fotografica. Sono fatti così, io ne prendo sempre due perché mi piace averli uguali nei due lobby, però mi pare appunto possano essere acquistati singolarmente. Ultimi ma non ultimi, forse sono addirittura quelli che mi piacciono di più, ho preso questi che sono praticamente sempre argento ma con le pietrine tipo perline di fiume. Eccoli qua, mi piacciono da impazzire. Vedete come sono fatti? Sono fatti così e sono praticamente tipo perline, e mi piacciono tantissimo, abbinati proprio a questi altri qua, più piccolini magari dietro. Cioè, secondo me viene una combinazione di un'eleganza pazzesca, tipo questi come primi, questi come secondi, e come terzo ci metterei appunto questo qua penzolante, che mi piace da impazzire. Questo qua, vorrei avere tre mani in queste occasioni per far vedere le cose. Comunque questo qua, che appunto poi si mette così, mi piacciono troppo. Però ragazze, ovviamente lo sapete, su Hey Happiness c'è veramente di tutto, braccialetti, collanine, qualunque cosa insomma voi vogliate prendere. Queste sono solo le mie scelte, se vi piacciono queste io ve le lascio in info box, ovviamente linkate queste scelte di questa volta. Però lo sapete, ho preso una marea di cose, c'era il periodo che prendevo solo collanine. L'unica cosa che prendo meno sono i bracciali, perché loro hanno molto questo stile super minimal, come vedete, che adoro per quanto riguarda collanine e orecchini, mentre per i bracciali, lo sapete, mi piacciono cose più
più strong, più grosse, però se vi piace, vi piacciono i braccialini così molto delicatini, ne trovate tantissimi. Quindi in info box vi lascio tutto e vi lascio alla mia gita per Milano. Come sarà andata? Allora ragazzi, appena sono arrivata sono andata subito a guardare il display e in pratica, come vi dicevo, questa collaborazione tra Liu Zhou e Rouge e hanno fatto praticamente una linea di make up che è ancora un po' all'inizio. Ci sono appunto delle palette, del lip oil, mascara, eyeliner, prodotti per le sopracciglia. Poi dopo vi faccio rivedere il display e che rinquadrerò, quindi si vedrà meglio. Qua mi ero veramente persa, ragazzi, a guardare il panorama, perché l'evento era al 15° piano della Torre Martini e quindi praticamente si vede tutto il panorama di Milano, tutto veramente bellissimo. E quindi ero lì che mi guardavo il panorama e pensavo a quanto sarebbe stato bello avere un appartamento in questo 15° piano, anche perché tutti i lati praticamente sono aperti con le finestre, quindi avete un panorama a 360 gradi su Milano. Da questo lato, come vedete qua a sinistra, si vede addirittura il Duomo. Cioè è meraviglioso, meraviglioso, bellissimo. Ovviamente sul display venivano mandate appunto le immagini della collezione. Praticamente cosa hanno fatto per la collezione? Hanno sfruttato l'armocromia e quindi hanno fatto le varie palettine dedicate alla stagione primavera, estate, autunno e inverno. Io sono stata stagionata per l'ennesima volta, ragazze, autunno. So che tantissime di voi appunto mi dicevano: ma se autunno o inverno? Pare che io sia appunto proprio autunno. Avete visto qua il Duomo, la galleria, si vedono addirittura 3 grattacieli di City Life. Cioè vabbè, bellissimo, niente, io non ho fatto altro, devo dire la verità, che incantarmi. Allora guardate qua come si vedono tutti i grattacieli. Per quanto la natura sia bellissima da guardare, mi incanto anche a vedere gli skyline delle città. Qua si vede meglio il display, come vedete ci sono le palettine. Quella di sopra inverno, quella a fianco è primavera e sotto avete a destra autunno e a sinistra estate. Allora, evento finito, sono in piazza Missori, mi veniva Cordusio, questa è piazza Missori e sto andando a piedi a farmi un girettino, ragazze, da Primark, perché voglio appunto vedere se trovo quel giubbino che ho visto da quella ragazza su TikTok. Niente, magari l'ha preso tipo a settembre dell'anno scorso, quindi non lo troverò mai. Però ho provato a lasciarle un commento, ma non mi ha risposto. E quindi, influencer, dovete rispondere ai commenti. Non so quanto può essere difficile a volte, ne sono conscia, perché io stessa a volte dico: no, stamattina non sono riuscita a ritagliare la mia oretta per rispondere ai commenti. E giuro che, sapete che ho fatto un planning? Ho fatto un planning in Excel dove praticamente ho segnato tutte le cose che devo fare durante il giorno, tipo in fasce orarie, tipo mezz'ora di gestione email, poi altra mezz'ora per rispondere ai commenti, poi altra mezz'ora per, che so, caricare il video, 2 ore per editare un video e tutte le altre cose. Poi ho fetta di tempo dedicata, diciamo, settimanalmente a emettere le fatture, insomma tutte cose, burocrazia, banca, queste robe qua. Però tutto, ho schedulato tutto, fatto planning per tutto, perché non riuscivo a star dietro a queste cose, quindi facendo planning praticamente sono riuscita a essere più ligia. E tra queste cose c'è anche rispondere ai commenti. Oggi per esempio non l'ho fatto perché sono dovuta uscire di fretta, però lo farò quando torno a casa, perché praticamente ho fatto anche le caselline per spuntare poi le cose che ho fatto e le cose che non ho fatto. E quindi a fine giornata, quando vedo che certe caselline non sono state spuntate, c'ho tipo il senso di colpa. Guardate che bella questa piazza, in questa bellissima chiesa, stupenda, una delle mie piazze di Milano preferite, che è piazza Sant'Alessandro. E basta, quindi adesso vado lì, poi devo passare a ritirare le scarpe. Vi ho fatto un mini sondaggio su Instagram chiedendovi quali fossero le scarpe che secondo voi avevo preso da Anna, perché c'era un reel che ha fatto Anna dove si vedevano le scarpe che ho preso io, ma ce n'erano anche altre. State rispondendo, molti di voi stanno azzeccando. Sono un paio di sandali,
sono già proiettata, ragazzi, all'estate. Molte stanno dicendo stivali, ma no, perché ormai sono proiettata alla questione sandali. Ok, sono già in via Torino, mi dirigo da Primark e poi devo vedere come arrivare coi mezzi a ritirare le scarpe. Poi mi devo fiondare a casa. Stasera ho doppio workout perché mi sono dimenticata, cioè dimenticata ieri, mi sono dimenticata che volevo fare l'uno e l'altro, ho fatto tardi e sono riuscita a fare soltanto spinning. Comunque sono da Primark. Per ora non vedo tracce del giubbino, però ho visto delle felpe bellissime oversize, stile college, con le scritte, anzi delle squadre di basket, c'era quella dei Chicago Bulls, bellissimo, la vorrei però. Ragazzi, non ho troppi soldi da investire in shopping, nel senso ho deciso di dedicarli ad altre cose, quindi se trovo quel giubbino e ha un prezzo decente è un conto, perché quello lì mi piace veramente tantissimo, e le felpe, insomma, devo lasciar stare. Ecco, una cosa che mi serve è la borsa, perché devo partire, non ve l'ho detto, ma andiamo a fare un weekend a Palermo e mi serve una borsa da mettere nello zaino da poi tirar fuori quando sono, diciamo, nelle città in cui andiamo, e mi serve una borsa tutta nera, perché quella che ho ha la tracolla rossa e io tutte le volte sono obbligata a studiarmi dei look che abbiano del rosso, e invece me ne serve una tutta nera ma piatta, cioè anche questa che ho adesso è tutta nera ma è rigida, ovviamente in borsa non ci sta. Forse ho trovato qualcosa. Ah, è quella che ho visto l'altro giorno sempre con Chris, però è un po' rigidina, la carina, però non è abbastanza morbida, cioè una volta messa dentro lo zaino occupa un po' di spazio. Volevo una roba più pieghevole, non so come spiegare, sa che dovrò andare a guardare nei negozi tipo cinesi perché non vedo nulla. Ovviamente Primark è sempre un posto che pullula di cose, ci sono talmente tante cose che uno non sa cosa guardare. Però ultimamente, tipo, che sa, le scarpe non le prendo mai perché, ragazze, cioè, hanno dei tacchi secondo me terribili, non trovo mai niente che mi piaccia, la qualità è veramente super cheap. E vedete queste qua sono carine? No, ma sono dei beauty. Poi non posso prendere quelle con topolino, deve essere tutta nera, non mi devo far attrarre da altre cose. Ah, ma ho capito. Vediamo qua nel reparto tipo viaggio. Ci sono i trolley, però non vedo borse. Non vedo borse e non vedo neanche il mio bomberino verde. Secondo me l'ha preso un milione d'anni fa la ragazza, perché non c'è nulla di vagamente simile. Vedo che peraltro hanno già giustamente anche la roba super primaverile, quello là secondo me era un po' più autunnale, anche per il colore che è un verde militare. Vedo che hanno già pantaloncini, ste robe qua. La borsa, ovviamente, quando ti serve qualcosa non la troverai mai, però mi sa che tornando passo dal cinese vicino casa che magari trovo qualcosa. Allora, ragazze, eccomi tornata a casa e mi hanno regalato la palette autunno. Carina, non mi dispiace, anche se ne ho veramente 3000 di palettine, però mi sembrano veramente dei prodottini molto curati e fatti molto bene, quindi ve la faccio vedere aperta. Aspettate che qua c'è lo specchio, quindi facciamo così. Questa è quella autunno, praticamente un bronzer, un illuminante e tre ombretti, un viola, questo e questo. Non pensavo che questa fosse una tonalità autunno, devo rivalutare i viola, non lo sapevo. Ah, comunque, visto che ci sono sempre le diatribe su Silvia secondo me sei winter, Silvia secondo me sei autunno, sono autunno per l'ennesima volta secondo un'ennesima armocromista. Appena mi ha visto mi ha detto: no, tu sei proprio autunno. E infatti mi ha detto che questa felpa è proprio uno dei miei colori, e devo dirvi che è uno dei miei colori preferiti, cioè io quando ho questi colori qua mi vedo molto bene, quindi forse ha ragione. Peraltro invece, ragazze, sono andata a ritirare le scarpe che ho preso da Anna,
E sono tristissima perché un paio mi stanno grandi e un paio mi stanno piccole. Però ve le faccio vedere perché sono bellissime. Peraltro ritorneranno in circolo perché io adesso gliele dovrò appunto rendere. Le ho misurate ma non mi vanno. E quindi insomma, se vi piacciono e avete questo numero, badate che le potete prendere, ve le faccio vedere. Allora, sono un paio di Steve Madden pazzesche, delle décolleté bellissime. Sono una specie di grigio di satin che a seconda di come vengono colpite dalla luce sembrano chiarissime oppure sembrano molto più scure. Sono un grigio scuro che però è cangiante, tipo come se fosse un duochrome, e hanno tutte queste borchiette che non sono in metallo, ragazze. Se le vedete da vicino sembrano tipo plexiglass trasparente, ma fanno appunto questo effetto, ecco, così si vede meglio, questo effetto pazzesco. Sono bellissime, ma sono 36 e se avete il 36 le Steve Madden décolleté vi stanno piccole, perché le Steve Madden décolleté 36 calzano a chi ha un 35. Io ho proprio un 36 sempre, ma le uniche scarpe che non riesco a portare 36 sono le décolleté di Steve Madden, non tutte, però queste sono particolarmente rigide come struttura e assolutamente non mi vanno, mi stanno proprio piccoline e quindi niente, no. Mentre le altre mi stanno grandi, sono delle coriamenta meravigliose, molte di voi avevano indovinato, ops, di questo borgogna stupendo con questa specie di ala pazzesca lateralmente. Mi stanno molto bene sul piede, sono anche molto comode perché questo è leggermente ammortizzato e vedete ha tipo lo spessore di un dito, quindi è più comodo di una scarpa che qua non ha nessun tipo di appoggio. Hanno questo insomma micro plateau, sono bellissime, ma poi il profumo è... io adoro. Sono un 37 e purtroppo mi stanno grandi, quindi devo desistere. Trovate Anna su Instagram come annaleuce75 e niente, queste gliele riporterò, magari prenderò qualcos'altro, vediamo. Però ad ogni modo devo assolutamente a malincuore portarle indietro. Ho pensato di mettere un coso qua dietro, come si chiama, un salvatallone, però è proprio una roba che visivamente di lato si vede che mi è un po' larga e questa cosa non mi piace per niente, quindi no. Sono molto molto belle, sono fatte benissimo, cioè sono proprio belle 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 come scarpe. A malincuore, coriamenta e anche Steve Madden tornano in circolo, ragazzi. Bene, detto questo, mi devo mettere assolutamente all'editing del video che va online stasera, o meglio, è stato esportato ma lo devo caricare, devo aggiornare l'info box e poi vorrei andare in palestra, che sono le 7, a fare un mega allenamento gambe, quindi noi ci vediamo più tardi e per il momento vi saluto. Ciao ragazze, 8:30, anzi 9:20, video postato, se non l'avete visto ve lo lascio qua, è un video in cui mi trucco, perché mi chiedete sempre truccati con noi Silvia, faccio vedere come fai le cose, come dico in quel video ragazze, non ho dei grandi segreti di make up da rivelarvi, però l'abbiamo preso come un video in cui oltre che truccarmi ho continuato a chiacchierare sull'amore, sulle relazioni, gli uomini, cosa sbagliamo secondo me noi donne nelle relazioni, le amicizie, come non mi sono sentita compresa a volte nelle amicizie e niente, quindi ve lo lascio qua, spero che vi piaccia, è lungo ragazze, però è proprio più che make up, cioè io mi trucco nel frattempo, ma in realtà sono proprio super chiacchiere. Ditemi se vi piace la tipologia e anzi suggeritemi degli argomenti da trattare mentre mi trucco, mentre faccio altro, mentre l'altro l'avevo fatto mentre facevo la manicure, quindi non c'è nessun problema, quello che vi ispira voi ditemelo e io voglio fare altri video chiacchiere perché sono piaciuti anche a me. Ho qua il mio completino ragazze, oggi verde perché sono autunno, quindi mi ha detto che questi sono i miei colori, quindi questo mi dovrebbe stare super bene, questo verde di questa tipologia qua,
ed è di Oceans Apart, mi piace molto, costicchia Oceans Apart, però è carino, devo dire che sono completini carini. Prendo i miei integratori qua insieme a voi e schizzo a allenarmi. Devo fare un sacco di cose perché devo recuperare due allenamenti, come vi dicevo, perché l'altro giorno, lunedì, non sono andata, che non stavo benissimo, quindi oggi devo fare sia glutei che quadricipiti, cioè le gambe a 360 gradi, e quindi devo star lì almeno due orette belle secche a lavorare intensamente. Prendo gli integratori. Ho già riempito il mio boccione d'acqua e adesso mi prendo gli integratori. Come sempre, ragazzi, Energy, che è un complesso di aminoacidi, e in più c'è la citrullina, l'arginina, la beta-alanina, gli aminoacidi essenziali, quindi leucina, isoleucina e valina, e in più c'è anche caffeina, guaranà e estratto di pepe, che danno un po' quella grinta a fine serata. Sono un po' così. Vi ricordo come sempre che collaboro con Foodspring, quando io ve le cito. Sì, li prendo anche e mi piacciono, perché ragazzi, cioè, sullo sport sapete che io non scendo a compromessi. Se il prodotto non mi piacesse, non fosse valido e l'azienda non mi fosse piaciuta, col cavolo che l'avrei sponsorizzata per tutti questi anni, ci avrei collaborato, perché comunque io voglio ricevere i prodotti, che ricevo assolutamente gratuitamente perché collaboro con loro, quindi fanno sia uno strumento di lavoro, perché li devo mostrare, ma sono anche qualcosa che prendo. Non avrei mai assunto degli integratori, insomma, che non fossero funzionali, anche perché avrei comunque dovrei spendere per comprarmi di altre marche, quindi preferisco direttamente collaborare con un brand che mi piace. E invece quando finisco, come sapete, prendo sempre il Recovery, che è sempre un pool di aminoacidi. In questo caso abbiamo sempre BCAA, quindi leucina, isoleucina e valina, che sono gli aminoacidi essenziali, e in più però abbiamo la glutammina, ok? Quindi uno lo bevo subito e l'altro me lo porto. Se anche voi volete prendere qualcosa, vi lascio il codice sconto in info box, è il 15%. Sto preparando per i prossimi Fitness Time una puntata a tema integratori. A cosa servono gli integratori? Perché si devono prendere gli integratori? Me lo chiedete spessissimo. Io non penso, a volte ho detto, ragazze, no, non lo faccio perché mi sembra troppo settoriale, però in effetti le richieste sono tante, perché mi chiedete, fanno dimagrire, non fanno dimagrire, che cosa dovrei prendere, come li dovrei prendere, quindi un po' di consigli. Ma non è che sarà un video sponsorizzato da Foodspring, no, poi nel caso io magari lo dirò anche, io collaboro con Foodspring e c'è il codice sconto, però non è che sto lì, questo prodotto dovete prenderlo. Io voglio fare un discorso generale sugli integratori, non sugli integratori Foodspring, spiegarvi qual è secondo me il senso di prendere gli integratori in modo intelligente, perché sì, io collaboro con Foodspring, ma non per questo ho perso il senno, e io quando sento certe cagate, scusate lo devo dire, dette da certi influencer che dicono no, perché non hanno nessuna competenza in materia sportiva, no perché prendete questo che scioglie i grassi, ragazze, mi viene voglia di spaccare il telefono. No, non si sciolgono i grassi, no, gli integratori non servono a questo. Quelle sono cavolate che mi dà molto fastidio, perché puntano la leva su una debolezza di una persona che in quel momento sicuramente magari si sente brutta, si sente grassa, si sente inadeguata, vorrebbe dimagrire, vorrebbe cambiare, e tu fai leva su questo dicendogli che questo scioglie i grassi, con questo miracolosamente diventa ficca. No, di miracoloso non c'è nulla, c'è un modo giusto e intelligente per utilizzarli, per trarne dei benefici, per inserirli nella vostra dieta e ottenere senza dubbio qualche vantaggio, qualche beneficio, quello sì, ma che siano la panacea di tutti i mali o il fulcro su cui puntare la propria dieta, la propria risoluzione dei problemi estetici, no, perché la cosa fondamentale è mangiare bene e allenarsi bene, e gli integratori integrano, quindi visti nella giusta ottica ci possono dare grandi soddisfazioni, viste nell'ottica sbagliata possono solo nuocere alla nostra psiche, perché uno prende una roba, vede che non funziona, si butta ancora più giù, e invece no, tutto va dimensionato, ragazzi, la regola è sempre quella nella vita, se non fatichi non ottieni risultati, questo un po' in tutto, poi c'è il culo, la fortuna, la vincita al superenalotto, la botta di fortuna c'è nella vita, però come regola, e gli altri sono le eccezioni, se non ti fai il culo nella vita non ottieni risultato, e nel fitness questo vale tantissimo.
fatto il mio pippone, però lo sapete che io ho questa visione molto... Cioè, secondo me poi rende. Perché voglio dire, ma voi che siete donne intelligenti, siete più portate a credere a me che non vi dico che questi risolveranno tutti i problemi o a chi... Non lo so, ma secondo me non ci crede più nessuno a sta stronzata che prendi questo, lo sciogli pancia di Vanna Marchi. Io dico che sono più credibile io per un pubblico... Per il mio pubblico, cioè più credibile, cioè questa è la verità. Però ecco, voglio sperare che sia più credibile una persona che vi parla così, sincera, che non quella che vi dice dello sciogli pancia. Perché voglio dire, i tempi di Vanna Marchi sono finiti. Comunque adesso io mi prendo i miei Energy Aminos, così mi ringaluzzisco un po', guaranà, caffeina, così, e mi vado ad allenare. E noi ci vediamo dopo, quando torno. Magari ci facciamo due chiacchiere con la tisanina. Roba da vecchiette. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. So che avevo detto ci vediamo dopo con la camomilla, eccetera, ma ragazze, io ieri sono tornata tardissimo. Avevo da recuperare l'allenamento doppio in palestra, sia per i glutei che per i quadricipiti, quindi parte posteriore e parte anteriore delle gambe, no? Sono massacrata, cioè sono arrivata lì, saranno state le 9:05. E fino alle 11, cioè praticamente mi sono fatta sbattere fuori, quindi ho fatto 2 ore massacranti. Sono tornata a casa che ero così, ondeggiavo. Tanto che il mio fidanzato mi fa, ci sentiamo. Peraltro, nonostante tutto questo, i boccoli sono rimasti belli, ma dopo gli diamo una rinforzata col Dyson, perché stasera appunto mi viene a prendere, passo il weekend da lui, non li rilavo perché non ho sudato tanto facendo pesi, non è che si strasuda, li avevo raccolti. Vanno ancora bene e comunque domani mattina andremo a fare una passeggiata, una bella camminata, quindi li lavo al ritorno, mi porto il Dyson e quando torniamo, che saranno tutti sudati, do una bella lavata ai capelli. Quindi insomma non li faccio adesso. Comunque mio fidanzato ieri mi fa, ci sentiamo. Ragazzi, io ero sfatta, devo cercare una pinza. Ok, una pinza per i capelli. Io ero sfinita, sfatta, cioè non connettevo. Infatti ho detto, guarda, ceno, ci facciamo un salutino e vado a letto. Cioè ero KO dopo poco tempo, devo dire la verità. Allora, stamattina volevo un po' fare skincare, perché ho da farvi vedere un prodottino di YesStyle che mi sta piacendo da morire, ragazze. È questo Juice to Cleanser Water Wash Balm con estratti, sapete che io non mi ricordo più che cavolo è l'estratto, perché non c'è scritto, ma secondo me è tipo di un qualche frutto, potrei cercarlo su YesStyle. Secondo me è tipo frutto della passione o papaya, è papaya secondo me, perché questo fruttino qua non vi sembra una papaya? Beh, comunque ragazzi, questo robino qua, a parte che è troppo carino il vasetto, cioè questo vasetto giallo che già mi mette buon umore la mattina, ma è una figata, vedete? Non lo sto usando da tanto, l'ho usato 2 o 3 volte, è fichissimo. Praticamente andate a prendere un pochino di prodotto così e poi bagnate la vostra manina, quindi io bagno l'altra manina, lo metto nella mano e inizio a lavorarlo, vedete? Ma la sensazione che mi dà sul viso di pulizia è pazzesca, mi piace da impazzire, soprattutto per la mattina. Ha profumo di sapone, il sapone proprio da altri tempi, il che non mi dispiace, mi piace moltissimo. Quindi fa questa sorta di cremina, lo vedete? Che si massaggia molto piacevolmente. Io poi spesso ci passo anche il Foreo, ma non per forza tutte le mattine, dipende dalla voglia, ragazzi. Comunque, dopo che ho fatto questa roba qua, che sembra che mi sono spalmata una maschera, bagno di nuovo. Vedete come fa tanta bella schiumetta? Questa schiumetta è super pulente, quindi... Però non mi secca, cioè mi lascia bella pulita, ma non mi dà l'effetto di pelle che tira. Mi piace da morire. Ve lo lascio in info box, come sempre vi lascio anche un codice che si può usare nel sito, ma
non so se su questo prodotto funziona, voi provate sempre ragazze. Su YesStyle c'è la possibilità di avere un extra sconto in pratica con il codice. Provate, ecco qua. Questo qua l'ho comperato, credo, perché un po' compro, un po' uso punti che accumulo, qualcosina la riceviamo, insomma, perché collaboriamo col sito. Però questo l'avevo preso perché volevo provare questo barattolino giallo. Andiamo a sciacquare. Ok, mi piace tantissimo come mi lascia la pelle, bella pulita. Andiamo ad aprire. Io non so di cosa si tratta, ho il pacco qui in terra e adesso lo apro con voi e vediamo cosa contiene. Allora, ho staccato l'indirizzo per ovvi motivi, ma non ho ancora capito cosa c'è dentro. Vediamo. Andiamo a aprire. Ce la potrò fare? Olè. Ok. Sì, Vital Protein. Ho accettato di collaborare con questo brand e adesso ragazzi capirete perché, cioè capirete assolutamente perché, perché quante volte voi mi chiedete, non voi precisamente che guardate, però insomma mi capita che tante ragazze mi chiedono: Silvia, hai mai provato il collagene come integratore? No, però voglio provarlo. Quindi non vedo l'ora appunto di provare questo di Vital Proteins, che mi ha chiesto appunto di collaborare con loro, quindi inizierò assolutamente a prenderlo. Questo è... cosa c'è qua? La borsina, carina. Queste mi servono sempre quando vado a fare la spesa, assolutamente. Ed eccole qua. Questo è il collagen peptidi, 20%, no, 20 grammi di collagene per porzione. E poi c'è il beauty collagen. Ok, io quindi non so ancora granché nel senso di dosi eccetera, devo leggere, vedere, però insomma ragazzi, due integratori che mi chiedete tantissime volte se ho provato e quindi assolutamente voglio provare. Collagen peptidi e beauty collagen, per cui sicuramente li andrò a provare e poi vi dirò. Molto carina anche la scatola e devo dire che un bel pack, ci sta di brutto. Bene, adesso finiamo la skincare. Ok, dopo aver perfettamente igienizzato le mani, perché ragazze, ovviamente anche quando siamo in casa, posso mettere gli occhiali qua, ricordiamoci che se tocchiamo varie superfici eccetera, anche se siamo dentro casa, prima di fare skin care rilavare le mani è fondamentale. Devo completare la skin care con Ocellulaire, la sto per finire, mi piace tantissimo, è una essence. La mattina sto skippando lo step tonico ultimamente, voglio finire lei e diciamo che la uso come un tonico, è una lozione, diciamo più che tonico è una essence, è un pochino meno liquida, leggermente più gelatinosa, e la uso appunto come primo step della skincare dopo aver lavato il viso. La stendo bene, la faccio asciugare, è un prodotto che mi piace tantissimo, è cosa che non guasta, a meno che io guardo, perché mi piace, ha un profumo molto molto buono, è veramente super buono, si chiama Ocellulaire lozione essence idratante detox e éclat, quindi chiarificante, illuminante, ecco, si asciuga subito, quindi immediatamente si assorbe, vedete già mentre sto parlando si assorbe, quindi si può passare ai sieri. Come contorno occhi, lo sapete che sto utilizzando questo di Bioficina Toscana, non mi trovo male, nel senso che assolutamente è idratante eccetera, però io ho questa predilezione per i contorno occhi che devono essere più corposi, quindi ne sto cercando uno più corposo. Sapete che vi parlo sempre di quell'ottimo di Dr. Jart, il Ceramidin, quello lo amo, cioè secondo me
è uno dei contorni occhi più fighi che abbia provato, solo che a volte vorrei provare cose nuove, anche per parlarvi di cose nuove, ma questo non è male, ragazzi, assolutamente, però è un contorno occhi, vedete, idratante, perfetto comunque quando vi dovete truccare, perché a volte se è troppo spesso, cioè troppo grasso, e quindi magari subito dopo vi dovete truccare, non va bene il contorno occhi, perché comunque fa muovere il correttore, c'è poco da fare. E quindi questo da quel punto di vista è perfetto, quindi non mi trovo assolutamente male, la mattina lo uso sempre, la sera prediligo robe appunto sicuramente grasse, più corpose, sapete che sto usando quello di Elemis, il... che è tipo proprio un pomatone, però non è male questo assolutamente. Se ne avete qualcuno che vi fa impazzire, però non esitate a dirmelo. Adesso invece vi faccio vedere la sequenza di sieri di Miamo che sto utilizzando. Esattamente, ne uso 4. Se seguite Miamo, seguite insomma la filosofia del brand, sapete che i sieri sono il loro focus maggiore e che si possono assolutamente stratificare, ne hanno tipo un 17 loro, e l'altro giorno vi ho lasciato sotto il video quello del chiacchiere col make up, utilizzavo appunto alcuni sieri, vi ho lasciato in info box il post che loro hanno pubblicato su Instagram, dove fanno vedere la consecuzione dei sieri, come vanno insomma utilizzati nella sequenza giusta. Ovviamente non è che uno usa 17 sieri, sceglie quelli più adatti al suo viso, e io uso il collagene, lo ialuronico, un siero per le macchie e un siero ai peptidi. Quindi collagene, peptidi, ialuronico, ragazze, il top. Il primo che si va a mettere è proprio quello al collagene, eccolo qua. E io non uso una grande quantità di ognuno, proprio perché mettendone 4 voglio che si assorbano per bene, e se ne uso troppo questo non avviene. Quindi io veramente 2 gocciolone, che vengono, vedete, 2 gocciolone belle corpose, mi bastano, perché poi faccio così e vado sul viso. Mi raccomando, potete stratificare i sieri, ma è fondamentale che li lasciate asciugare per bene, ok? Quindi se lo strato precedente non si è asciugato bene, non si assorbiranno bene. In questo modo invece, che io ho lasciato assorbire bene la Essence, il collagene immediatamente si è assorbito, guardate, cioè già non ho più nulla, già è perfettamente assorbito. Ah, peraltro vi ricordo che fino all'8 di marzo, se utilizzate il mio codice, avete la promo speciale, nel senso che sul sito loro stanno facendo il 20 per tutti, fino all'8 di marzo, cioè il 20 su tutti i loro prodotti, ma se volete il 25 potete usare il mio codice, perché appunto mi hanno attivato per questa promo, visto che io collaboro con loro, un codice speciale che trovate in info box, e con quello avete il 25% di sconto. Poi per tutte quante, intanto metto le gocce di questo, che vi dico adesso subito cos'è, zona contorno occhi e zona naso labiali. Io devo dirvi la verità, a volte lo metto su tutto il viso, però so che si applica così, ve lo faccio vedere così come si applica. Quello è peptidi, quello blu, che metto per secondo. Vi dicevo, per tutti quelli che in questo periodo faranno la... come si dice, la spesa, riempiranno il loro carrello appunto di prodotti Miamo, se spendete almeno 80 vi regalano il kit Home Spa, che contiene 2 maschere e il pennello in silicone. L'ho fatto vedere su Instagram, effettivamente qua non l'ho fatto vedere, e quindi adesso io ve lo faccio vedere, perché sennò voi mi linciate, perché so che questa promo, forse tra quelle che vi dico di solito, forse quella che avete gradito di più, cioè è stata proprio un'esplosione. Allora, il kit Home Spa è questo qua, ci sono praticamente dentro 2 maschere professionali da fare a casa, che loro non vendono al pubblico, ma fanno solo nelle Miamo Lounge alle clienti che vanno insomma a fare il trattamento in istituto, diciamo così, e sono la Ultra Repair Mask e l'Anti-Glication Mask. Io ne ho fatto appunto una l'altro giorno su Instagram, l'ho trovata veramente ottima, e in più c'è il pennello in silicone, che adesso è un pochino rosato,
casino perché una delle maschere è tipo ai mirtilli, ha qualche frutto rosso, e infatti è viola come maschera, e ha lasciato un po' di macchietta sul pennello. Questo pennello è una figata perché vi permette di stendere perfettamente le maschere senza sporcarvi, è antibatterico, lo potete lavare, anzi lo dovete lavare tutte le volte che lo utilizzate. Appunto, questo kit di due maschere col pennello in silicone loro lo danno se una spende dagli 80 in su. Però appunto avete nel caso il 25, se vi va di usarlo col mio codice, vi metto tutto in info box, il link al sito è codice. Poi a seguire ho introdotto, questa è proprio una new entry, l'ho introdotta ieri, il pigment control. Voi sapete che ho alcune macchiettine, ma che sto facendo anche il laser dye dalla dottoressa Iachini, sta andando molto bene, dovrò ripetere il trattamento fra qualche giorno, come al solito probabilmente vi farò vedere qualcosa. È un argomento su cui mi chiedete sempre tantissimo, è praticamente un laser molto delicato che non vi lascia né cicatrici né bruciori, che viene fatto appunto sul viso con un manipolo nella zona appunto delle macchie. Mi sta risolvendo molto e ho deciso di dare una mano alla medicina estetica con la cosmetica utilizzando appunto un siero antimacchie. Se ne mettono 3-5 gocce, dice, uno, però devo riempire meglio la pipettina, e quindi insomma 2-3 goccioloni io faccio, perché vengono fuori dei goccioloni belli corposi, noto che 3 gocce a me bastano, e quindi niente, insomma sto usando anche il siero antimacchie e poi vi aggiornerò, perché secondo me appunto abbinare la cosmesi con la medicina estetica è il top, ragazze. Peraltro molte pensano che se una fa medicina estetica non ha bisogno della skincare, assolutamente non è così, perché la medicina estetica può risolvervi dei singoli problemi, può darvi una mano, però la cura quotidiana della pelle è, cioè, fondamentale. Questo non lo metto anche sul collo, perché sul collo non ho macchie, quindi tendo a metterlo solo sul viso. Questa zona è più o meno, vedete, la mia zona delle macchie, ma prima ne avevo molte di più. Termino con lo ialuronico. Ok, quindi ultimo siero ialuronico. Come vedete io ora sto chiacchierando con voi, però ragazzi ci vanno veramente pochi minuti a mettere anche dei sieri. Poi vabbè, ovviamente non è detto che una li debba mettere tutti, io vi sto facendo vedere quelli che uso io, è la, diciamo, l'ordine in cui, sì, ciao Silvia, ci puoi arrivare, l'ordine in cui vanno messi, ma non è detto che una appunto debba usarli tutti quanti. Io mi trovo stra bene, mi sento proprio il viso bello disteso, idratato, me lo vedo rimpolpato, mi piace usare sieri, trovo che siano veramente una strategia di skincare molto buona, perché la crema per me è più che altro idratante o nutriente, va a completare la skincare, però secondo me proprio gli attivi vengono veicolati meglio dai sieri. Ho sempre avuto una passione per i sieri. Ok, però a questo punto io sento il bisogno della crema. Molte si fermano allo step siero, magari persone che hanno il viso più oleoso, insomma più grassa, la pelle più... Io invece sento il bisogno di mettere la crema e sto usando al momento la Pro Collagen Marine Cream di Elemis, lo sapete, questa la finirò tipo nel 2000 mai, che è un cremone gigantesco e quindi... insomma me la vedrete utilizzare per parecchio, anche se un po' le condivido con il mio compagno, a volte gli faccio dei barattolini e gli do delle porzioni di crema da utilizzare insomma insieme a me, quindi non è detto che questa qua è gigante, magari gli farò mezzo barattolo in un, peraltro un barattolo proprio di Elemis, di una crema che ho finito, il vecchio contorno occhi che ho finito, che gli riempio appunto la... il barattolino glielo do, perché lui usa sempre la crema viso, sempre, e anche ovviamente da quando mi conosce, perché gli ho fatto due bowls gigantesche la crema solare, perché ragazzi è inutile che una faccia tutta la skincare per bene e poi non mi usa la crema solare. Cioè la crema solare è la base, prima di tutto crema solare, quindi proteggete il vostro viso anche d'inverno, assolutamente, ma anche se uscite d'inverno vi sembra
che il cielo sia coperto, dovete usare la crema solare. Il fotoinvecchiamento è la prima causa di invecchiamento della vostra pelle. A parte poi, non ne parliamo, cioè periodo estivo, primaverile, le passeggiate, il mare, la montagna, lì proprio andiamo anche non solo su un problema di invecchiamento, ma proprio su un problema che riguarda cose ben più gravi, tumori alla pelle, melanomi, eccetera, eccetera. Insomma, lo sapete, cioè che bisogna proteggersi per quello. Però, se volete avere una bella pelle senza rughe, dovete proteggervi dal sole. Il fotoinvecchiamento è lì che non vede l'ora di prendervi. Bene, quindi io vi dovevo salutare ieri, invece vi saluto stamattina. Magari rinizierò anche delle nuove clip, adesso mi metto lì, edito il video, faccio le mie cosine, poi magari rinizio un nuovo vlog, sono sempre indecisa se iniziarlo oppure no, cosa dite? Cioè, i quesiti, quelli importanti della vita, perché magari lo inizio venerdì, poi lo finisco di solito il lunedì, ma voglio dire, a voi non penso che vi disturbi se ci siano clip di giorni diversi, perché poi il venerdì mi viene a prendere il mio fidanzato la sera, vado a casa sua per il weekend. Devo dirvi la verità, non sto a vloggare quando sono a casa sua, diciamo, ho altri pensieri per la testa. Wow! Va bene ragazze, niente, vi saluto oggi, oggi in modalità un po' scema, perché io il venerdì sono sempre un po' così, un po' contenta, che ovviamente mi aspetta il weekend, cioè io vorrei fosse sempre il weekend ragazze, cioè io non voglio fare quella che dice io amo lavorare, io odio lavorare. Io vorrei stare in vacanza tutto l'anno, sdraiata in un lettino in un posto di mare, ecco, questa sarebbe la mia vita da ricca, il avere tempo per leggere, fare sport, chiacchierare col mio compagno, mangiare, bere vino, possibilmente senza ingrassare, e, insomma questa sarebbe la mia vita ideale, non voglio dire che la mia vita ideale sarebbe quella di lavorare, no, io non voglio far più niente, cioè, arrivata a 51 anni sono stanca. Cioè, ditemelo, voi volete lavorare o siete stanche? Io stanca. Va bene, comunque, bando alle stupidaere. Vi mando un bacio, vi ringrazio di avermi seguito anche questa volta. Vi ringrazio per il grande supporto, il grande gradimento degli ultimi video, soprattutto quelli chiacchiere su amore, uomini, amicizie. Ve lo lascio qua l'ultimo, quello appunto che vi ho citato prima. Grande successo anche di questo, tanti commenti. Ditemi se ci sono argomenti, tipo Silvia parla di questo argomento, perché vedo che poi sotto voi date un sacco di apporto con i vostri commenti, a cui a volte non ho granché da rispondere, perché sono testimonianze, però passo a mettere un cuoricino perché li leggo tutti. Se poi ci sono, diciamo, dei quesiti o dei commenti, ecco, che mi portano a una replica, lo faccio molto volentieri, però spesso vedo che si tratta proprio di testimonianze, di dare il vostro punto di vista su qualcosa che io ho già espresso nel video, quindi insomma non c'è bisogno che io magari dica altro, però li leggo tutti, metto un cuoricino e noto anche interazione fra di voi, che alcune testimonianze di vita vera vostre portano le altre ragazze a rispondervi, a volte anche a supportarvi, a consolarvi, che non è una cosa che va sottovalutata. Mi è piaciuto molto questo atteggiamento di vedere delle donne che scrivono sotto commenti di altre donne un supporto, per così dire, anche virtuale, senz'altro morale, che magari però può strappare un sorriso e può dare un po' di coraggio per una giornata storta, quindi grazie quando insomma vedo questi begli esempi di community, perché la community, quella figa, quella che interagisce nel modo giusto e che non ha solo da sputar veleno, non è affatto morta, e io spero di coltivarla nel mio canale, e so che ci sono tante ragazze, perché siamo tutte ragazze, che mi seguono, che hanno appunto la capacità di essere donne di questo tipo, e quindi grazie ragazze, io sono felice di avervi qua, perché siete capaci di super frivolezza come me, io sono una molto frivola per certi ambiti, ma anche di grande profondità, a me questa cosa mi piace tantissimo. Ho finito la batteria, vi mando un bacio, quindi se vi fa piacere supportate il canale, ciao!